Ehi, sto creando. Che fai, sveglia? Tu dormi, no? Tanto non dormo adesso. I think I've always been very curious human being, a guy who always liked to socialize, to make new relationships, that want to know something else always on every discussion. More shy than now, if I remember good. Of course, always been in love with basketball. I still like to visit new places. Still, I'm sure that I have a lot of new things to see that I didn't. I really like to go and lose myself in new districts. I like to go to Beyoglu a lot. It's just a place with a lot of little streets, and I like to go in those little streets and to find new places where to stop and grab a coffee. And Beyoglu is really full of it. Usually when I go to the vinyl place, I'm a rock and roll lover, rhythm and blues, jazz, a little bit of that, everything from that side of the music. I go there and I look for something that I already know, or I ask advices to the owner of the shop if he has something to recommend me or somebody that I don't know. C'è una domanda che ci fanno spesso, cioè che mi fanno spesso, che è quella di com'è essere la fidanzata di Gigi Datome. È una relazione normalissima, cioè siamo due persone normali che hanno una relazione normale, quindi è forse lì che uno regala qualcosa all'altro. Ci siamo donati molto. E questa è una cosa bellissima. Lui è molto social, condivide, cerca di condividere con i suoi fan, con i suoi supporter, la sua vita. Soprattutto quando, per esempio, decidiamo nei giorni liberi che ha di conoscere più a fondo Istanbul, che è una città bellissima e che ha tanto da offrire a chi la visita. Noi in questi 3 anni abbiamo visto dei posti meravigliosi. Yeah, when I go around Istanbul, everywhere people recognize me or recognize my teammates because Fenerbahce is really a huge thing. Really, every time I go somewhere, people give me, offer me chai, offer me coffee because they're really happy and they are proud of our work, no matter if they are Fenerbahce or Galatasaray or Besiktas fans. Chai, eh? Adan ne? Esman. Esman. Memnun oldum. Gigi. Ben Gigi, Camila, benim kız arkadaşım. Hello. Memnun oldum. Hi there. Oh, çok güzel. Çok güzel. Beautiful. Daha fazla uzun, biliyorum. Kolay gelsin. Teşekkürler. Tekrar. One more time come. Okay, tamam. Cioè io lo guardo e gli dico ma dove t'ho trovato a te, ma che faccia hai, perché è buffo, io lo trovo buffo e io sto, non lo so, controllando qualcosa sul telefono e vedo lui che mi guarda, mi dice sei un personaggio, ma perché, cioè, sono cose che a me fanno ridere, ma perché fa parte della nostra complicità. La conosci questa? Sì. Te l'ho mai suonata? No, una volta. È tanto tempo che non mi alleno. Chiedi scusa che cattivo. Tu fa parte del pacchetto. No, dipendere tutto. Quando ti ho conosciuto non mi hai raccontato. Non ti ho conquistato con la chitarra. No. Vuoi provare? Sono Sergio Datome, io sono il babbo di Luigi perché noi diciamo babbo e non papà in Sardegna. Sono anche il presidente della Santa Croce Basket, è nata su iniziativa di due professori di educazione fisica del liceo classico e scientifico di Olbia che per primi hanno iniziato a introdurre e insegnare ai ragazzi dei fondamentali della pallacanestro in quanto ad Olbia era allora sconosciuta la pallacanestro. E da lì abbiamo iniziato nel 70 e per quello Luigi porta il numero 70 perché quando è andata a Boston il suo 13 era occupato e dice babbo, in che anno è stata affrontata la Santa Croce? 70, prendo il 70. Luigi era un leader, era un appassionatissimo di pallacanestro che un pochino gli abbiamo forzata noi forse la passione perché anche in famiglia noi siamo tutti appassionati marci di pallacanestro. Luigi da bambino ha subito dimostrato di essere un giocatore particolare. Si vedeva subito, oltre al suo fisico, che era una persona molto portata per lo sport, molto portata per l'impegno, avrebbe dedicato tutta la sua infanzia e lì si vedeva subito che comunque era un talento innato. Sicuramente la sua grinta, la sua determinazione, la sua abitudine al sacrificio. E queste sono tutte cose che l'hanno aiutato nella sua crescita nella pallacanestro. A proposito di schiacciate, comunque, ho pensato che mai una squadra Olbia potesse vincere un campionato nazionale. Eh sì. È stato fatto un progetto bellissimo quell'anno. Con un grande allenatore di nome Piero Pasini, che insomma, ha guidato la Santa Croce Basket Olbia al titolo nazionale. È stata una bella soddisfazione. Sì. Poi Gigi, vabbè, ovviamente era il più forte sicuramente, però... Il più lungo, il più forte. E poi ovviamente la testa, che è sempre stato il suo punto di forza e continua ad essere il suo punto di forza. E così piano piano negli anni è cresciuto, ha partecipato a vari campionati, si è rappresentativa nazionale, eccetera, e quindi piano piano è emerso e si è fatto conoscere da tutto il vertice della pallacanestro italiana e tutti a 14 anni volevano portarlo nella loro squadra. To leave my hometown, I was really willing to go. But I remember when I arrived in Siena, it was not that easy because it was not easy to change city, to change school, new teammates, new club. I was very excited, very scared also. And for me, it looked like a dream because I was watching the game the year before from TV, and then I was in that kind of game, so the step has been huge. Oh, ascolta, dove sei? Ce l'hai fatta? Quanto ti manca? Dai, ti aspetto, siamo qui. Ok? È un qualcosa che lui sa e che ci diciamo poco, però che io per lui ci sarò sempre e allo stesso tempo so che lui per me ci sarà sempre. Buongiorno! Siediti, riposati un po'. Caffettino? Sì, un caffè, grazie. Ho conosciuto Gigi a Roma e in questi anni romani la nostra amicizia è sempre più cresciuta, si è sempre più cementata e appunto siamo diventati veramente migliori amici e forse anche qualcosa di più, una sorta di... Io sono figlio unico, quindi per me è un fratello in sostanza. Sentite un po', voi due matti, alla fine una cosa che non so è come vi siete conosciuti. Lui era un giovane giocatore e si faceva trarre in inganno da alcuni aspetti della vita romana, più che alcuni aspetti, alcuni personaggi della vita romana e io ho detto due o tre cose. Mi diceva appunto, guarda, questo qui è uno giusto, questo qui è uno sbagliato, così. E arrivavano critiche. Perché è infortunato, non è pronto, e poi piano piano diciamo che ci abbiamo avuto ragione, dai. Poi quando è successo che siamo andati in finale scudetto, io sono stato MVP del campionato così, che alla fine io avevo ragione, ma anche lui che aveva difeso questa causa ha avuto ragione, è stata una bella soddisfazione. Vedere il palazzetto pieno dopo tanto tempo, la gente felice, la gente che per strada parlava di basket dopo tanti anni, quelle sono cose importanti che la piazza di Roma si meritava. With Francesco, especially the last year, we lived together in Rome, and we knew from the beginning that was going to be very tough, a lot of responsibility to me because I was the captain, because I bet on that season on myself to stay and to do something big for Rome, for the team that I really love. And then at the end of the day, we reached the final, so it was an incredible season, and a lot of people finally, after a lot of time, came back in the arena and they're really satisfied and happy about the team. So that was, of course, I have great memories about Rome. And then the summer after, I had the NBA options, so it was something even more than I could wish. Quando ha firmato per l'NBA è stato un sogno per tutti, perché da appassionato di pallacanestro pensare che tuo figlio va a giocare in NBA è un sogno, tutta Olbia ha sognato. Dove nessuno ci si aspettava, neanche lui, che la città comunque rispondesse in questa maniera. Vedere Luigi sul palcoscenico, quindi di questa serata, con l'affetto di tutta la città, ci saranno state più di 2000 persone che gremivano la piazza. È stato un orgoglio non solo per Olbia, ma per la Sardegna, anche nazionale, ma per noi è stato un sogno. Ciao G. Eccolo. A posto? Bene. Com'è? A posto. Dove eri in palestra? Spuntatina. Ogni tanto. Sì, io ero in palestra, ho fatto un po' di lavoro. Sono stato adesso nel giorno libero, sabato con Camilla, a parte dove non ero mai stato. È sul Bosforo, dalla parte asiatica. Però dobbiamo tornarci, che è carino. Si vede il ponte, c'è una vista molto bella. Però te sei bravo, perché sei riuscito a trovare degli angoli poco turistici. Quante volte vieni da qua da Barbiere più o meno? Ma più o meno una volta al mese. E l'importante quando esci da Barbiere... No G, per favore, non mi dare una delle tue perle, no G. Perché nessuno capisca che sei stata da Barbiere. Questo capita spesso con te G, devo dirti la verità. Now is the third year that I'm living here. Istanbul is, I say, the always unique city. Not only for the geographic position, but from the mix of culture. Everybody needs to come here at least once to visit it and to have a little taste of what Istanbul is. Sometimes on my day off I like to go to a museum, to spend a morning or an afternoon to know something more that I don't know. To have one of those days that you know, that you learn something maybe, and then you can go back home and keep on getting information about it if you liked it, or just move on something else if you don't like it. Sometimes I like to do that. Ciao, sono Camilla e benvenuti nella mia cucina. E poi nel tuo... Esatto. Maurizio Gherardini is a basketball passionate fan who was privileged enough in his life to fully live this passion and the opportunity to do it at the very top level, which I think made this journey very unique and very special. Arrivato, grazie. Come stai? Bene. A posto? Bene. La mia giacca. Bene. Ciao Mauri! Mamma mia! Da faratta. Vedo che siamo sul difficile. Ciao, come stai? Bene? Bene. Bene. Stiamo impegnando. Ah però, qui non si scherza, eh? No, siamo pronti. Alto livello. Buono. Qua c'è hummus. Sesamo. Il sesamo lo possiamo vedere, qui siamo tutti d'accordo. Oh, devo dire che buona, è interessante. Sì. Oggi, più di ieri, la gente che lavora nel nostro settore guarda i numeri, guarda le cifre. Non è mai solo una questione di numeri, è anche una questione di valori. Quindi a noi serviva una testa pensante, un leader, un qualcuno che potesse trainare magari da solo o con l'esempio o insieme ad altri, un gruppo. Questo è stato importante nella scelta che abbiamo fatto. E poi credo sia stato importante poter ragionare su queste cose. Allora, prima di incontrarci ci siamo telefonati e, come ha detto Maurizio, insomma, mi ha spiegato il progetto. Con Maurizio non avevo mai lavorato prima, non avevo mai giocato per lui, ma sapevo bene la sua reputazione, oltre ad essere un bravo dirigente, proprio una persona molto affidabile, insomma, persona che quando ti parla è così, le cose che dice sono quelle che pensa. E niente, quindi mi ha parlato di questo progetto con un allenatore del genere, un club molto ambizioso, con una importanza così come quella del Fenerbahce in Turchia, era una cosa molto molto intrigante. Tutti e tre avevamo capito che cosa volevamo e tutti e tre dentro di noi, secondo me, davamo per scontato che ci avremmo provato assieme, capito? Sì. La tirata rigorosamente in italiano. Scusate. Sì, beh, per forza. È molto fredda. No, è fredda. Allora, sveglia. Ragazzi, non mi sembra molto al dente questa pasta. La mangio ancora più al dente. No, io non ho detto che non mi piace, ho detto che la mangerei. Ma io non mi offendo, Mauro. No, ma io dico quello che penso, Dico che è buona, ma io la mangerei ancora più al dente. Però anche lì non è stato così facile, tutto facile. Oggi come oggi abbiamo fatto lo stesso numero di partite, lo stesso numero di vittorie, lo stesso numero di sconfitte, identici alla stagione passata. Però qual è la differenza, in un certo senso, che sia l'anno scorso che quest'anno abbiamo delle situazioni importanti di infortuni da gestire. Riguardando il film di una stagione ti rendi conto come siamo stati bravi a essere sempre così affamati, perché la chiave poi è essere affamati. La chiave che fa diventare speciali certi giocatori come Gigi è che sono sempre affamati. Chi riesce a entrare a essere pronto in quella maniera lì alla fine ha possibilità di diventare un giocatore importante. Questa è la chiave, è essere pronti a giocarla e ad essere sempre affamati, Being in that game and losing the way we lost the game, okay, was disappointing for the fact that we didn't raise the trophy, but it was extremely important that we were playing that championship game. This is the beauty of sports. One team wins, one team loses, but you always need to look at the big picture. And the big picture was telling us that we were doing the right thing, that we got very, very close to win, and that we have to keep trying to win it all. The dream is over. No, the dream is just started. Karian came with other players, and that was the target. It's hard to talk to you and be serious. I know. Okay, but what? We will talk like we talk always. Yes, right? Yes. We will fuck around. Yes. No way! Look at this guy. It's Tuesday. How are you? Good. Huh? This Evo, dali su mu mikrofon, brate. Nećemo da krenemo tako. Gigi, you talk about the first year together. I remember we had a very good season, so also us, we thought that we had capability to try to win it. Also, if we were not maybe the best team. We all remember the game against CSKA and that we lost in the final seconds, but nobody remembers that against Baskonia they also had a shot for victory. I would say lucky shots, and we lost it, you know, at the end. I mean, yeah, but those lucky shots are remembered all year. Okay, of course. Oh, of course. By who? By who? By who? Over time, after that shot by Crippa, that, like we mentioned, coach talked to us whole next year almost. So he reminded us almost every day. Mi ricordo che io ho pianto tantissimo perché so. Se mi andavo a piangere di nuovo, perché lo sapevo che lui ci teneva, so quanto aveva lavorato, quanto ci teneva, cosa c'era tutto dietro a quei 40 minuti di gioco. End of the day, that final loss helped us in order to come back the next year, have that goal in mind, go in the gym with such a high goal and to pursue altogether. Everybody remember Istanbul, Fenerbahce won, but it was not easy. It was not easy, and most important moment of the season, we were the most ready. What to say? The game we start like always, you know. Tip off, throw to Jan, Jan dunk. If this go pass, we win the game. It started like this, you know. No, but the defense was all game they had. The atmosphere was crazy. And, you know, for me, as I watched the game, the last minutes or the last quarter, I felt that we can play 10 days and we will not lose this game. We can. The atmosphere, the energy that every player had and that went inside, I was sure for the trophy. We arrived in the most important moment, in the best shape as possible. So it was a tough game. Through the halftime, it was very tight. And then we won more than 15 points, but it was not that easy. After that, of course, everybody remembered the success and the celebration and so on. For us, very important to take this cup. And after that, also, we celebrate this gym and also our Bağdat Street. That was amazing. In every city there was, like in the center of the city, some video beams where everybody were watching together. So we can say that those few days we felt like we were the center of attention in Turkey, and it was really amazing. To be the first European trophy, like EuroLeague, so it's a big thing, you know, for Turkey, especially for Fenerbahce's organization. At the bench, how we started, you know, to celebrate, to hug each other, to enjoy the moment, you know, because it's rarely to come to this moment, so you have to enjoy it. I remember tears came into my eyes when they gave me the trophy, because in that moment you realize that you did it. And then, of course, when we did the parade through the city with the bus, and I could see the happiness in the eyes of the fans, then I realized how big was the EuroLeague for these people, for this club, for this country. All main cities. People watching in the main squares, you know, with big screens, and the impact of this, it was incredible, you know. You watch some young kids that they cry, some old people also. So make me very proud, and I believe that it was good generally for of course, all of fans of Fenerbahce, but generally good for basketball, not just in Turkey. So in fact, it was really great. I think there are different ways to live lives. Of course, mine is not a typical life, because a lot of people know me for what I do. But I think people like Elias, for example, who has his job and doing it in the right way, in the best ways that he can, with a lot of love, a lot of passion, being honest, creating a relationship. I think it's not, my life is not to admire more than Elias' one, because at the end of the day, values are the most important thing, and values are what make us different between human being and the other. I think me, with the platform that I have, I think I can give examples of the values that I believe on. But I think everybody, like Elias in his bar, when you're gonna offer a coffee, he has his way to give you his values. And I think if everybody of us can spread these values with the people that surround us, their life, we can really affect the world, just sharing some knowledge, some respect, some honesty, some tolerance, to be also more open-minded. All these little things, I think, if everybody share it with the people that surround us, I think we can affect our little world, and if everybody do it, it's gonna be more and more, and this can be contagious. I think you're gonna be more happy, you're gonna be more peaceful, and I think you're gonna live better. This is what I try to do and what I believe on. Maschio cestista. How is your leg? It's blown. How are you doing? No, I came here and living now immediately for Gigi documentary, for this. No, not much. You don't have the hair? Did you throw it? Yeah. We don't have the hair. He threw it. He implanted his hair with a humor. You should give me something.